Voci.fm, il sito delle voci. Massimiliano Torsani, Eleonora De Angelis, benvenuti intanto alla 10ª edizione del Gran Premio del Doppiaggio da Voci.fm. A voi, buonasera. Grazie, buonasera. Allora, parliamo subito di questa applicazione che è molto interessante. A che punto siamo con Vix Vocal? Abbiamo raggiunto il cerchio, nel senso che abbiamo sviluppato delle funzionalità che permettono anche ai doppiatori di avere un'agenda online, di caricare dei contrattini. Altro. Forniamo anche i servizi di pagamenti, di raccogliere le fatture, la fatturazione elettronica. C'è una scheda completa dove c'è la clip di presentazione e sempre tutto per immagini, i vari doppiaggi con gli attori originali e le locandine dei film. E c'è anche una clip audio, che questa è una cosa carina per il pubblico, no? Che comunque possono così collegare la voce all'immagine finalmente del doppiatore. Alle vostre facce, alle vostre faccine. A chi è più utile questa applicazione? Intanto spieghiamo che comunque alla base c'è una tecnica di riconoscimento vocale, no? Allora, spieghiamo che la base si chiama Vix perché è in onore di mio fratello Vittorio De Angelis. E, alla base sì, è nato proprio per in onore suo, stavamo insieme, ero andata a ritirare un premio e c'erano dei critici che dicevano sarebbe divertente uno Shazam del doppiaggio che riconosce le voci. Allora lui, che è testardo, ha messo su questa cosa, chiamandola Vix, che era il nickname di mio fratello, e niente, ed è partita e funzionerà sempre meglio. Ovviamente siamo ancora abbastanza lontani dalla perfezione, insomma non è che indovina sempre, dobbiamo avere un database molto, molto ricco, però la tecnica si sta facendo molti progressi. La società che ci fornisce, a cui ci rivolgiamo per riconoscimento vocale, ci ha telefonato e abbiamo contribuito anche noi per portare la Voices, per migliorare sempre di più questa tecnica. Ormai la tecnologia va avanti così velocemente che abbiamo grandi speranze. Possiamo anche dire che insomma qualcuno che cerca un doppiatore con una voce molto simile a un attore americano, non so, per doppiarlo può prendere... La vera somiglianza rispetto ai tutti i doppiatori che stanno nel nostro database. Sì, io lo fa, io in quanto, perché oltre che doppiatrice sono anche direttrice, qualche volta l'ho fatto e mi ha dato dei buoni spunti. Ho sentito la voce originale, escono fuori le tre voci più verosimili e... Che hai trovato, per esempio? Siamo curiosi. Io non me lo ricordo, questo è come quando si chiede a un doppiatore chi doppi. Chi doppi, Eleonora? A parte i famosissimi attori, insomma, vabbè, ognuno ha i propri, non tutti, però dopo che dici quei due, tre, poi dici oddio, poi oppure che stai doppiando adesso, no? La domanda degli amici, e tu magari hai finito un film la settimana prima e non te lo ricordi, quindi non lo so. Quanto ti piace questo lavoro? Tanto, ci sono nata, quindi ho imparato, l'ho amato da subito, ma diciamo che ho imparato, come dire, il valore, la serietà, l'importanza e l'emozione che può dare. Quando uno comincia questi lavori, ero poco più che bambina, non è un gioco, è un divertimento, poi capisci che invece è una cosa importante. È importante anche avere accanto una persona che ti sostiene, no? Con te ha realizzato anche questa applicazione. Per noi è una novità divertente, insomma, carina, perché non essendoci conosciuti nell'ambiente, invece poi è stato molto bello. Comunque ci tengo a dire, non è che voglio fare la... però quasi tutta roba sua quest'app, sì, io lo aiuto, gli do i consigli eccetera, però il creativo è lui, creativo, creatore è lui. Per chiudere, a chi la consigliamo questa Vix Vocal? A tutti gli addetti del doppiaggio, non solo ai doppiatori ma anche ai fonici e agli assistenti di doppiaggio. Abbiamo fatto dei nuovi profili per inserirli e anche loro possono usufruire dell'agenda online, dei servizi che offriamo. Che sono figure importantissime, come dicono in televisione, no? Bisogna ringraziare la struttura dietro, i fonici, gli assistenti, sono dei grandi complici della riuscita di un prodotto. Eleonora, invece con te chiudiamo con una domanda di quelle che ti piacciono tanto. Chi stai doppiando in questo momento?
ho fatto una cosa con Jennifer Aniston recentemente, un filmetto carino, e ho appena finito una serie con vedi, il nome dell'attrice, quella di Fringe. Non mi viene il nome, però non importa. E brava, insomma, una serie carina, non a livelli di Fringe onestamente, però insomma sempre dinamica e sul pezzo. E niente, queste sono le cose che mi ricordo. Poi come direttrice, insomma, sto facendo bei film e sono contenti. Sono uno in uscita adesso che è Cold War, un film polacco meraviglioso. E insomma sono contenta. Ciao voce.fm. Ciao voce.fm. Grazie di tutto. Ciao, grazie. Forza Vix Vocal. Grazie. Forza Vix Vocal. Forza. Chi lavora con la voce è su voci.fm. Scarica l'app di voci.fm gratis su App Store e Google Play.